Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò di una nave che non tanti conoscono, una nave che non ha avuto una tragica storia come il Titanic, ma di suo gemello, il RMS Olympic. Ma per capire bene la sua storia, dobbiamo tornare indietro di qualche anno, ovvero nel 1907. In quell'anno la compagnia rivale, la Cunard Line, aveva terminato di costruire due grandi navi, il RMS Mauretania e il RMS Lusitania. La White Star Line, che non voleva rimanere indietro, decise di costruire tre grandi imbarcazioni, la classe Olympic, ovvero l'Olympic, il Titanic e il Britannic. La sua costruzione cominciò nel 1909, nei cantieri navali Harland & Wolff. L'anno successivo, anche il suo gemello, Titanic, cominciò ad essere costruito. Infatti, la White Star Line fu la prima compagnia a decidere di costruire due navi nello stesso cantiere. Fu progettato da Thomas Andrews, quest'ultimo deceduto nel tragico incidente del Titanic. L'Olympic fu varato il 21 ottobre del 1911. E terminato lo stesso anno. In quel momento era la nave più grande al mondo, un titolo che fu revocato quando fu completato il Titanic. I suoi motori erano costituiti da 24 caldaie doppie, 5 normali e 3 motori tripli da 40 cilindri e una turbina a bassa pressione. In totale 50.000 cavalli riusciva a produrre questa potenza grazie a tre eliche, due laterali e una centrale, le due laterali di tre pale e quella centrale di quattro pale. Poteva raggiungere una velocità di 21 nodi e una capacità di 2.435 passeggeri, divisi in tre classi. Il suo viaggio inaugurale avvenne il 14 gennaio del 1911. Il suo primo capitano fu Edward John Smith, che lo comandò dal giugno del 1911 fino al marzo del 1912, per poi prendere il comando sul Titanic. L'Olympic era quasi lussuoso come il Titanic, aveva 1400 tonnellate in meno. In più, la passeggiata sul lungomare sull'Olympic era completamente scoperta, a differenza di quella del Titanic che era coperta al 50%. Il 20 di settembre del 1911 l'Olympic si scontrò contro la nave da guerra HMS Hawk. Questa nave fu attratta dalla turbolenza generata dalle turbine dell'Olympic, scontrandosi nelle cabine di terza classe. Per fortuna non ci furono né vittime né ferite. Però l'Olympic ha dovuto tornare a Belfast per essere riparato. Questo evento causò l'entrata in ritardo di servizio del Titanic, poiché si è dovuto togliere il Titanic dal bacino di carenaggio e mettere l'Olympic. Il 14 aprile del 1912, l'Olympic, sotto il comando di Albert Hargert, riceve il segnale di soccorso del suo gemello Titanic, ma era troppo lontano, era a 750 miglia, quindi non poteva aiutarlo. Dopo il naufragio, l'Olympic ha dovuto occuparsi delle scialuppe del Titanic, lasciate dal Carpazia. Queste stesse scialuppe fu tolto il nome Titanic e messo il nome Olympic. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'Olympic fu trasformato come trasporto truppe, invece suo gemello, il Britannic, come nave ospedale. Quest'ultima affondata da una mina tedesca nel 1916 nel Mar Egeo, in Grecia. L'Olympic riuscì a salvarsi 4 volte dagli attentati dai sottomarini tedeschi. Una volta riuscì persino ad affondarlo uno. Durante la Grande Guerra trasportò 41.000 passeggeri civili, 66.000 truppe e 12.000 membri del battaglione operaio cinese. Nell'agosto del 1919 tornò a Belfast per tornare come nave civile.
Il 15 maggio del 1934, per colpa della nebbia, affondò la nave Faro Nauticat, uccidendo 7 su 11 membri dell'equipaggio. Dopo 24 anni di servizio, fece l'ultimo viaggio nel marzo del 1935 e poi fu demolito. Alcune parti dell'Olympic si trovano nell'Olympic Restaurant sul Millennium, in una nave passeggeri inglese. Ebbene, questa è stata la storia del RMS Olympic. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mettete like e seguitemi su Facebook e su Instagram. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.